Arriva in Campania il caro animali domestici con un aumento dei costi da sostenere per tenere in casa cani e gatti. Tra le misure decise per ripianare il deficit sanitario dall'amministrazione regionale spuntano nuove tariffe per gli animali domestici. La registrazione e l'anagrafe prima gratuita, ad esempio, costerà ora 10 euro. Il rilascio del passaporto ne costerà 5 e aumentano anche diverse prestazioni squisitamente sanitarie, come l'antirabbia che passa da 26,20 euro a 28 euro. Tra le voci che segnano un ribasso c'è quella della macellazione. Se la si fa a domicilio costa 5 euro in meno al mese. Il decreto del commissario ad acta Stefano Caldoro e del suo vice Giuseppe Zuccatelli, che fissa le nuove tariffe, risale allo scorso 30 settembre. C'è però chi è contrario, temendo che questi sovrapprezzi potranno indurre la gente a non sottoporre gli animali a trattamenti sanitari già costosi, come ad esempio i vaccini. Il super ticket su cani e gatti domestici per il commissario regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è un delirio. Già annunciato una protesta degli animalisti la settimana prossima contro la gabella, che avrà l'effetto, secondo gli ambientalisti, di aumentare anche le vaccinazioni illegali.